Salve a tutti da casa del papi. C'è un po' di frastuono oggi, perché sì, tutti abbaiano. Quello, guarda quello che mo si ammazza. Si è praticamente rubato la pallina di Totino e sta scappando da tutte le parti, perché se Totino lo pia gli stacca la capocetta. Allora dai, vediamo poi se le fa correre a questi. Dai, correte di qua, correte di qua. Guarda lui come si nasconde le palline. E Totino ha recuperato la sua pallina preferita, mentre Suami, per via della grandezza del suo corpo, non riesce mai a correre più di tanto e quindi a prendere la pallina. Una volta che la prende, intanto poi abbiamo anche la gattina vigile del fuoco, che sta facendo un salvataggio dai tetti. Che stai a fare lì sopra? Mi spieghi che stai a fare lì sopra, piccolina? Poverina, sei senza fratellino, oggi è andato via il tuo fratellino, ma sta bene, eh? È arrivata a Livorno e a te invece ti manderemo a Roma la settimana prossima, martedì. Lei è stata già vaccinata, è stata fatto anche il prelievo, è stato fatto per controllare FIV e FEV ed è veramente veloce. Eccolo qua, eccolo, eccolo il maschietto che domani invece se ne andrà nella sua nuova casa, quella come vede il maschietto scappa, Suami, Totino sempre con la pallina in bocca e questo che mi sta dietro, raga, ma quanti sono? Aiuto, fatemi, eccoli, da lontano tutti quanti. Guarda che roba, guarda che sta succedendo, guarda che sta succedendo. Perché lui vorrebbe partecipare, ma dice: ma questi sono veramente pazzi, lasciamoli sta, poverino, poverino. Non lo fanno, guarda, vuole correre. Ecco, ecco, ma praticamente allora questa sarebbe la dimostrazione di come un cucciolo a casa del papi si rischia la vita. Ecco, specialmente quando pigli poi la tenda della mami, capito? Non prende la tenda della mami, no, non gli leva la tenda della... No, è bello. No, firmiti, firmiti, firmiti. Vieni qua, vieni, andiamo, andiamo. Vabbè, tutto questo succede a casa del papi, lo sarvo, va, perché questo sta veramente in pericolo oggi, eh.